Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In apertura la cronaca, due auto articolati messi di traverso nei pressi del fabbricato e subito incendiati, così da non permettere l'intervento delle forze dell'ordine. È stato studiato nei minimi particolari il colpo messo a segno ieri sera alla sede Securitalia Ivri a San Giovanni Teatino. Il bottino supera i 4 milioni di euro. Il servizio è di Stefano Recanati. Siamo su Via Po qui a San Buceto, alle mie spalle si sta lavorando per il ripristino della viabilità. Qui è il luogo dove ieri sera la banda che ha colpito l'Ivri ha posizionato un camion bruciato per bloccare proprio la circolazione. Più avanti, a meno di 1 chilometro, c'è la sede centrale di Securitalia Ivri. Strade, trapescare e chieti bloccate per impedire l'accesso alla zona dei grandi centri commerciali dove l'azienda Securitalia Ivri ha la sede. Prima dei colpi di arma da fuoco in aria, poi i banditi, come nei migliori film d'azione, sono entrati in scena dopo le 19:30 con una grossa ruspa, hanno sfondato il muro di recinzione e la parete che porta all'area di lavorazione delle banconote. Il comando di almeno 15 persone però non è riuscito a raggiungere il cavò. Fondamentale in questo caso il perfetto funzionamento dei sistemi di sicurezza, sia la video che l'allarme antirapina, che ha permesso di dare l'allarme in tempo reale. Camion incendiate, macchine altrettante ammaccate, incendiate, l'asse attrezzato bloccato perché giustamente anche lì pare che hanno fatto in modo di bloccare il traffico per poter cercare di organizzare per sfuggire. Una banda organizzata che ha terrorizzato il paese. A quell'ora in servizio 15 guardie giurate, 3 vigilantes hanno avuto bisogno di cure e sono stati soccorsi dall'ambulanza sul posto. Il giorno dopo alla Securitalia Ivri, bocche cucite. C'è tutto quello che c'è da verificare. Per sperare di riuscire a bloccare al completo questa banda che in parte pare, da come dicono, è stato, diciamo, qualcuno di loro è stato preso, altri sono fuggiti. I rapinatori, che hanno continuato a sparare anche durante l'assalto, si sono allontanati a piedi. Testimoni parlano di spari anche durante la fuga. Delle indagini si sta occupando la polizia con la squadra mobile, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Marica Ponziani. Alcune persone si trovano attualmente in stato di fermo, mentre il bottino in fase di quantificazione potrebbe superare i 4 milioni di euro. È un terrore, questo mi preoccupa perché se iniziano anche qui, come purtroppo in tante altre parti della nostra bellissima nazione, ci sono queste bande organizzate, vuol dire che veramente siamo arrivati in un brutto momento, un brutto periodo. Dramma in mattinata a Pagliare di Morodoro, nel pieno centro abitato. Intorno alle ore 11 un bimbo di 9 mesi all'interno del passeggino è stato investito da un'auto mentre con la nonna attraversava la statale 150. Le condizioni del piccolo sono apparse subito molto gravi, per questo è stato necessario il massaggio cardiaco approntato dai soccorritori del 118. Il piccolo ora respira ed è al Mazzini di Teramo in gravi condizioni. Sul posto per i rilievi la polizia stradale di Giulianova e di Teramo. Il conducente dell'auto, un anziano, si è fermato per prestare soccorso. E nel corso di un incontro con la stampa, il senatore Luciano D'Alfonso stamani ha illustrato le ragioni che impongono l'adozione di rimedi urgenti per il progetto di fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Nei prossimi mesi in arrivo fondi statali per avviare l'iter amministrativo. Il servizio di Paolo Renzetti. È importante la data di inizio delle attività del cantiere della nuova Pescara. Cantieriamo le esigenze, le risposte alla nuova Pescara, facendo in modo che si cominci da subito a mettere al lavoro le strutture amministrative, non solo la politica, non solo i consiglieri comunali. Facciamo in modo che la provincia possa aiutare i 3 comuni a cooperare e a collaborare. Facciamo in modo che Regione Abruzzo renda disponibile una figura su questo fronte, una figura che specifichi, specializzata, aiuti. È possibile fare questo, lo si fa altrove, lo si può fare anche in Abruzzo rispetto a questa grande scommessa. Abbiamo fatto fare istruttoria favorevole dalla Ragioneria Generale dello Stato, da Palazzo Chigi, dal Ministero degli Interni, dal MEF, per avere 5 milioni di euro nel 2022, 5 milioni di euro nel 2023, 10 milioni di euro per ogni anno, fino a fare un totale di 10 anni di convenienze economiche. Questi sono i fatti che devono indurre, facilitare, spingere
trainare, ma serve cominciare ad operare. Per arrivare dove? Dobbiamo allineare i linguaggi amministrativi dei tre comuni, i linguaggi contabili, la tecnologia, coordinare le preesistenze dei dipendenti, fare una norma nello statuto che per esempio preveda capacità di correzione laddove nei primi 10 anni verranno fuori delle difficoltà. Non arrivo a concepire Pescarexit, ma ci vogliono anche norme di salvaguardia. Il lavoro è tanto. Quando ci hanno consegnato nell'altra legislatura regionale il bisogno di fare una legge regionale, abbiamo impiegato 2 anni per pensare 2 proposte di legge, tra loro prodromiche. Poi abbiamo impiegato 2 anni per fare approvare la legge migliore e poi l'abbiamo consegnata ai 3 ordinamenti comunali per l'ordinamento della nuova città di Pescara. C'è da fare un intenso lavoro. Non sarà l'astuzia dello spostamento in avanti la panacea. C'è bisogno di cominciare a lavorare adesso. Io non mitizzo la richiesta di proroga. Do valore all'inizio del lavoro. Nel resoconto dell'attività della Guardia di Finanza presso la 6ª Commissione del Senato, il Comandante Generale Zafarana ha citato l'operazione Oro Nero del Comando Provinciale di Pescara come testimonianza dell'impegno delle Fiamme Gialle nella lotta al caro carburante. Vediamo il servizio. Rinnovamento dell'infrastruttura tecnologica, cooperazione internazionale e analisi di rischio sono fattori fondamentali per le moderne tecniche investigative che hanno permesso alla Guardia di Finanza di portare allo scoperto, tra le altre cose, le truffe sul caro carburante. Ne ha parlato il Comandante Generale delle Fiamme Gialle Giuseppe Zafarana ieri nel corso dell'audizione alla 6ª Commissione Permanente Finanza e Tesoro presieduta dal Senatore Luciano D'Alfonso, nel corso della quale è stata citata l'operazione Oro Nero condotta dal Comando Provinciale di Pescara. Un complesso sistema di raggiri che ha generato IVA evasa per 45 milioni di euro su una base imponibile di 207 milioni. Questo impegno sta dando i suoi frutti, come dimostra l'operazione Oro Nero del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, lo facevo cenno precedentemente, che lo scorso 16 marzo, quindi pochi giorni fa, ha disvelato l'architettura di un sistema fraudolento in cui fornitori nazionali ed europei vendevano il carburante ai distributori indipendenti ad un prezzo apparentemente allineato ai valori di mercato, ma in realtà illecitamente concorrenziale grazie all'interposizione di società cartiere. Gli indagati, attinti da un sequestro preventivo di 8 milioni di euro, viaggiavano con autocisterne piene di carburante procacciato a prezzo agevolato e venduto ai distributori stradali, i quali massimizzavano ulteriormente il profitto praticato, praticando prezzi elevati alla pompa. Abbiamo denunciato più di 170 soggetti coinvolti in questo disegno criminoso per frode fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio. 45 milioni di euro che noi adesso recupereremo all'erario e recupereremo ai cittadini. Un'operazione che ha dato il là ad un controllo costante H24 sul territorio per individuare presso distributori di carburante dinamiche che facciano pensare a un meccanismo analogo di truffa e illecita concorrenza. Il capogruppo dell'UDC Massimiliano Pignoli e Caterina Alerush dell'Associazione Interculturale Ucraina, nessuno escluso, hanno illustrato oggi nei dettagli quello che sarà il corteo della pace che si terrà domenica prossima alle ore 17 a Pescara. Vediamo. Insieme all'associazione di ucraini che sono qui a Pescara vogliamo organizzare per domenica alle ore 17 una manifestazione di dire no alla guerra. Non alla guerra in Ucraina, non alla guerra anche nelle altre ovviamente situazioni dove purtroppo la guerra è ancora in essere. Questa è patrocinata appunto dall'associazione culturale degli ucraini qui a Pescara, dal gruppo consigliare UDC, perché è presente, come vedete, il segretario cittadino Vincenzo Serraiocco e l'assessore d'inizio che, oltre a essere assessore della Giunta Masci, è ovviamente rappresentante dell'UDC al comune di Pescara. Per cui saremo anche con i nostri delegati, con i sindaci, abbiamo invitato anche il sindaco, il presidente del consiglio, perché ci sembrava giusto che il primo cittadino dovesse partecipare a questa iniziativa. Ci attendiamo veramente tantissima gente, abbiamo avuto e stiamo avendo risposte da ogni dove, verranno sindaci
anche dalla vallata del Pescara, il delegato dell'ANCI. Insomma, sarà una bella manifestazione per dire che Pescara è presente, ed è presente anche e soprattutto per dire no alla guerra. L'UDC ha lavorato e sta lavorando per la raccolta e aiutare queste famiglie che purtroppo arrivano con i bambini e ne vediamo sempre di più. Quindi l'UDC si è impegnata dall'inizio e cercheremo fino alla fine di non lasciare soli queste persone e quindi no ad alta voce alla guerra. Non ci aspettiamo tanti cittadini, ma la cosa più importante è che nell'animo di questi cittadini continui quello che abbiamo fatto fino ad oggi, cioè aiutare queste povere persone che scappano da una guerra. Le immagini che vediamo oramai sembra diventata una routine, ma lì veramente c'è tanta sofferenza, bambini che non si vedono neanche che piangono, ma che quando arrivano qua piangono, quindi bisogna ricordare le lacrime di questi bambini, che vederli ci si stringe veramente il cuore. E che ringrazio tutto il popolo italiano che è così vicino al nostro popolo e la solidarietà è grande. Grazie mille. Riqualificare l'area residenziale pubblica di Via Longo a Teramo è stato l'obiettivo mai raggiunto di tante amministrazioni comunali. Dopo oltre 20 anni di tentativi, l'intervento urbanistico presentato recentemente dal Comune di Teramo è stato finanziato con 15 milioni di euro e non solo. Il progetto è stato inserito tra le 8 proposte più significative a livello nazionale e sarà presentato al Maxi di Roma. Il servizio di Tania Bonici Castelli. È stato inserito in Italia tra gli 8 progetti più significativi di rigenerazione urbana per l'edilizia popolare. A deciderlo è stata l'Alta Commissione per la qualità dell'abitare e il progetto è quello presentato dal Comune di Teramo per la riqualificazione di Via Longo, un intervento atteso ormai da 20 anni e nel quale nessuno sperava più. La Commissione, che ha esaminato e valutato tutte le proposte pervenute per accedere ai finanziamenti previsti dal PNRR, ha deciso inoltre di presentare gli 8 progetti davanti al Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini il 13 aprile al Maxi di Roma, evidenziandone il particolare pregio architettonico e sottolineando come prospettino soluzioni in chiave integrata e sostenibile. Il valore del progetto teramano già ammesso a finanziamento è di 15 milioni di euro. L'intervento, il cui obiettivo è di creare spazi pubblici di qualità attorno ad una nuova piazza urbana, prevede la demolizione e ricostruzione di 4 degli attuali fabbricati, la ristrutturazione degli altri 2 palazzi, la creazione del collegamento pedonale al polo scolastico, la connessione ciclopedonale con il parco fluviale del Vezzola e un percorso ciclabile. Per il Comune di Teramo si è trattato di un importante riconoscimento che lo vedrà a Roma insieme ai comuni di Genova, Cuneo, Milano, Mantova, Roma, Bari e Corigliano Rossano, selezionati per i rispettivi progetti presentati a finanziamento. Progetti che portano la firma di nomi di rilevanza internazionale nel panorama dell'architettura, come Massimiliano Fuxas, progettista dell'intervento del Comune di Bari. L'appuntamento al Maxi sarà l'occasione, ha dichiarato il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, per evidenziare i punti di forza dell'intervento che finalmente dà una visione complessiva dell'area di Via Longo. L'impronta sarà sociale, con l'intero complesso che resterà di edilizia residenziale pubblica. Un ringraziamento particolare, conclude D'Alberto, va al progettista, l'architetto Paolo Desideri. Nel giorno dello sciopero per la giustizia climatica, anche a Pescara si è tenuta questa mattina una manifestazione di vari movimenti ambientalisti e politici per dire no a nuovi sfruttamenti di energie fossili per la transizione ecologica. Vediamo il servizio. Con lo slogan People Not Profit, oggi è tornato lo sciopero globale per la giustizia climatica e sociale, indetto da Fridays for Future. Questa mattina a Pescara giovani e studenti di varie associazioni hanno partecipato al corteo cittadino che è partito da Piazza della Rinascita e è arrivato fino alla Madonnina del Porto. Tante le associazioni che hanno aderito alla manifestazione in cui è stato chiesto di accelerare e non rallentare la transizione ecologica. Abbiamo deciso di scendere in piazza anche noi da Pescara
ancora, perché sono anni che chiediamo azioni da parte dei governi e questa cosa non accade. Adesso diciamo basta, perché non è possibile. Diciamo basta al combustibile fossile, a finanziare multinazionali che utilizzano il greenwashing, ma in realtà utilizzano ancora il combustibile fossile. Ci vuole effettivamente una transizione ecologica, perché oramai viviamo effettivamente all'interno della crisi climatica. Noi chiediamo anche che vengano fatte queste tematiche a scuole e nelle università, non basta la classica lezione, ma che ci siano anche degli spazi ecosostenibili. Ad esempio si può partire con i trasporti pubblici, quando gli studenti si spostano principalmente per andare a scuola nelle università attraverso i trasporti pubblici, e quindi chiediamo anche dei trasporti ecologici. Prosegue presso la sede della Fondazione Pescara Abruzzo la mostra dell'artista pescarese Giuseppe Fiducia. Vediamo il servizio. Prosegue presso la Maison des Arts della Fondazione Pescara Abruzzo la mostra Fiducia, straniamento e malinconia del reale, un percorso estetico nella profondità poetica dell'arte figurativa del secondo Novecento, attraverso le opere di uno dei più interessanti pittori italiani contemporanei, dallo stile unico e inconfondibile. Circa 90 tra le opere più rappresentative dell'artista abruzzese sono in mostra fino al 17 aprile, anche per ricordare il suo 70° dalla nascita. Nessuno è profeta in patria, diciamo che solo la fondazione che ospita questa mostra ha avuto l'intenzione di recuperare questa storia straordinaria, perché negli anni 70 effettivamente Pescara è stato un centro di arte contemporanea conosciutissimo. Più in generale, chi era Giuseppe Fiducia? È stato un artista che ha frequentato i grandi disegnatori della scuola pescarese, Tanino Liberatore, Andrea Pazienza, e molto, diciamo, anche dell'impressione del fumetto che qui si nota in questi quadri deriva da quelle frequentazioni, e veramente ha dato una carica a questa pittura enigmatica che affascina, che prende l'osservatore. È stata una personalità davvero interessante, io credo sia ancora molto da scoprire. La Fondazione Pescara Abruzzo, in collaborazione con l'associazione Archivio Fiducia, ha voluto rendere così omaggio ad uno degli artisti più originali della pittura figurativa contemporanea. Lui diceva più volte che non voleva essere chiamato artista, ma pittore. Perché pittore? Pittore nel senso classico, dovuto al fatto che lui usava le tecniche, ha usato tecniche complicatissime, che erano quelle tecniche che hanno usato i grandi pittori dal Rinascimento in poi. Poi lo stile linguistico dell'artista conferma la sua originalità da tutti i punti di vista. E ora siamo allo sport, Serie C, match inedito quello di domenica, l'Adriatico Cornacchia per il Pescara che riceve un Pontedera in evidente flessione di risultati. Incognite di formazione per il tecnico Gaetano Auteri, che attende gli ultimi due allenamenti per le opportune valutazioni. Vediamo. L'allenamento di questo pomeriggio e la rifinitura di domani aiuteranno Gaetano Auteri a sciogliere gli ultimi dubbi sul Pescara, che manderà in campo domenica contro il Pontedera, ore 14:30. Assenze sicure quelle di Sorrentino, impegnato con la nazionale Under 20, e di Ingrosso, squalificato. In difesa molto ruoto intorno alle condizioni di Mirko Drudi, il centrale romagnolo ha saltato in via precauzionale il derby di Teramo e nella giornata di ieri ha lavorato in parte in via differenziata per poi assistere a bordo campo all'allenamento dei compagni. In caso di ulteriore assenza toccherà Gherardi affiancare Illanes al centro della difesa. In mediana invece vanno verificate le condizioni di Marco Pompetti, sempre le prese con un principio di pubalgia da gestire, tanto che anche lui ieri ha svolto un lavoro parziale personalizzato, reparto che però non è più in emergenza, essendo tornati a disposizione Memusciai e Diambo, i quali potrebbero, nel caso, ambire ad una maglia da titolare per completare il trio con Derisio e Pontisso. In avanti si va verso il tridente Rauti, Ferrari, Clemenza. Sempre ieri non ha lavorato a pieno regime Dursi, che però sarà a disposizione. Di contro una squadra che occupa il decimo posto, l'ultimo utile per i playoff, che nel girone di ritorno sta viaggiando ad una media punti leggermente inferiore rispetto alle prime 14 di andata, 18 punti contro 16, e che soprattutto ha avuto un'importante flessione negli ultimi tempi, un punto nelle ultime 4 gare. Tra i fattori che l'hanno determinato, una difesa
difesa diventata un po' più porosa e la via del gol smarrita dal bomber Magnaghi. Appena 3 gol nel girone di ritorno, non segna da 6 partite e leadership persa nella classifica dei bomber. Nell'ultima giornata c'è stato il sorpasso di Rolfini a quota 16 gol e l'aggancio a 15 del reggiano Lanini. Appena dietro il cecchino biancazzurro Ferrari e un altro reggiano Zamparo. La sfida nella sfida Magnaghi-Ferrari sarà uno degli spunti principali di un match peraltro inedito all'Adriatico Cornacchia, mentre il primo episodio assoluto tra le due squadre è stata la gara d'andata del Mannucci vinta dai toscani 2-1, il punto più basso stagionale per il Pescara e Auteri, che esattamente un girone dopo si sono rilanciati ed ora vanno all'assalto di un terzo posto prezioso in chiave playoff. A dirigere l'incontro sarà Maria Marotta di Sapri, che non ha precedenti con il Pescara, ne ha 5 con il Pontedera, che non ha mai vinto in questo campionato, 2 sconfitte in trasferta a Gubbio 3-0 e con Lentella 1-0, nelle scorse stagioni 2 pareggi per 0-0 con Renate e Novara e un altro KO con la Propatria. Il Teramo ieri ha tesserato il portiere Andrea De Giglio, che da settimane si allenava già con la squadra. In vista della partita di Olbia di domenica recupera Bernardotto, che sarà al centro dell'attacco. Probabile la conferma dell'11 che ha pareggiato col Pescara. Vanno verso la convocazione Pinto e Aziosmanovic, che però dovrebbero partire dalla panchina. A destra toccherà ancora a Lombardo. Sulla condizione del Teramo e anche sul prossimo match di Olbia ascoltiamo l'esterno Manuele Malotti. No, noi come squadra ci siamo dati quota 45 punti, credo che sia un obiettivo che possiamo raggiungere, perché vista anche l'ultima partita che abbiamo fatto ce la possiamo giocare con tutte le squadre, che sia il Pescara, che comunque è una grande squadra, però abbiamo dimostrato sul campo che ce la possiamo giocare, anzi a volte abbiamo avuto anche delle occasioni importanti, quindi la nostra quota per noi è quella. Poi se facciamo di più ben venga, però ci siamo prefissati quella quota lì. Credo che seguiamo tutti la stessa strada, nessuno si tira mai indietro, anche se a volte ci sono degli acciacchi fisici, dei problemi, nessuno si è mai tirato indietro, quindi credo che questa sia la cosa più importante e l'unione sta facendo la differenza all'interno dello spogliatoio. No, sicuramente con 2 risultati positivi alle spalle, quindi siamo molto più sereni, però comunque concentrati, perché è uno scontro, come hai detto te, salvezza, ne abbiamo non solo questo, poi ce ne abbiamo altri 2, quindi no, niente, siamo carichi, stiamo lavorando bene, siamo tranquilli e ce la giochiamo a viso aperto come con tutte le altre squadre. No, sicuramente non possiamo dire i risultati prima di giocare le partite, perché puoi perdere col Pontedera e vincere la Reggiana, nessuno lo sa, però noi andiamo in campo, come ti ho detto, sempre mostrando il nostro gioco, non avendo paura dell'avversario, poi li rispettiamo perché è giusto rispettare anche l'avversario, però non guardiamo tanto alla squadra ma a noi e a come affrontarle, quindi noi dobbiamo pensare partita per partita, poi quelle che verranno le affronteremo. In Serie D, rinviata la partita tra Vasto Girardi e Pineto, la gara era stata anticipata a domani alle 14:30 allo stadio di Tella, ma gli ultimi giri di tamponi hanno evidenziato dei casi di positività al Covid nel gruppo squadra molisano, casi che hanno indotto lo stesso Vasto Girardi a chiedere e ottenere il rinvio della partita. Periodo di riposo lungo forzato per il Pineto, per il quale già ieri era stato disposto il rinvio del match infrasettimanale di mercoledì prossimo 30 marzo per casi di positività riscontrati nel Porto d'Ascoli. Restano confermati gli altri anticipi di domani. La Vastese ospiterà l'Aragona e il Tolentino in un match che si disputerà a porte chiuse. Alle 15:30 invece il Notaresco giocherà in casa del Matese. Confermato per domenica ore 15, cambio di orario in Serie D che arriva con il ripristino dell'ora legale, il derby tutto nero-verde tra Castelnuovo Vomano e Chieti. E in chiusura la pallavolo con il programma del fine settimana. In A2 domenica alle 18 la Sicortona cercherà altri punti salvezza sul campo del retrocesso Mondovì. In A3 l'Abba Pineto, stessa ora e stesso giorno, sarà di scena a Bologna. In A2 femminile altro turno interno dei playout per l'Altino, che ospiterà alle 16 di domenica a Lanciano il Club Italia. In B maschile entrambe sabato in casa giocheranno l'Alba contro il Pesaro alle 18 e il Paglieta
contro il Genzano alle 18.30. In B1 femminile la Teatina Chieti domani alle 18 sarà a Iesi per un match salvezza che vale doppio. In B2 la Ceteas Montesivano riposerà, mentre domani alle 18 il Teramo andrà a Fasano. Rinviata Gada Pescara 3 e Corridonia Covid per 5 marchigiane. Alle 19.30 la Danunziana se la vedrà al Palelettra in uno scontro diretto per restare nella cadetteria con il Bisceglie. È tutto per questa edizione del TG6, a breve tutti i servizi che avete visto saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione, i TG6 delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.